Buonasera a tutti, ben ritrovati con eh, SienaWeb.tv in Grazie a Dio Venerdì. Siamo sempre molto, molto originali. In queste settimane, eh, nei nostri appuntamenti, vi abbiamo sempre proposto cose molto particolari. A dire la verità. Eh, siamo molto originali anche in questa puntata. e la previgilia, potevamo fare come la maggioranza dedicarci, come ho detto poco fa, allo zucchero filato, agli addobbi natalizi. E invece noi eh, vi offriamo un venerdì sera particolare, molto, molto rock. Abbiamo degli ospiti con noi che sono Giacomo Paradiso e Leonardo Priori, e con loro parleremo appunto di rock a 360 gradi, soprattutto rock. Eh, Decisamente senese perché parte tutto da grande passione, come succede sempre nella musica, fino ad arrivare ad una scuola che è Rock Factory, della quale ci parlerai soprattutto tu, Giacomo. Infatti, io ti chiederei proprio questo: intanto, che cos'è Rock Factory? Eh, dove si trova per chi non lo sapesse, ma io credo che il nostro pubblico, nella stragrande maggioranza, magari non lo sa, eccetto gli addetti ai lavori. Ehm. E poi quali sono le funzioni in particolare di Rock Factory? Perché credo che sia proprio una fabbrica che vuole sfornare eccellenze rock in particolare, se non mi sbaglio. Brava, hai centrato il punto. Di solito Factory viene tradotta malamente in fattoria, invece vuol dire fabbrica proprio. Eh, rock Factory è appunto una catena di montaggio per i, per i musicisti, ovvero il nostro obiettivo è prendere una persona che non, non sa suonare. Eh, insegnargli appunto uno strumento o più strumenti, dipende tanto da, da cosa vogliono far loro e dopo instradarli verso quello che è un percorso di eh, musica live e anche di registrazione e produzione musicale. Abbiamo band di tutti i tipi che si formano all'interno della scuola o già band formate, come poi parleremo. Dopo con Leonardo, eh, che invece si affidano a noi per perfezionare qualche cosa del loro playing, e niente, siamo molto soddisfatti perché abbiamo un paio di band che sono arrivate su 176 gruppi in Italia, primi e secondi a Sanremo Rock, ora eh, c'è stata appunto con loro la possibilità di andare ospiti insieme a loro a San Pietroburgo per l'apertura di un live agli Annichiletro, insomma, i miei ragazzi. Sia da soli, sia grazie a noi ci hanno dato delle bellissime opportunità. E poi, siamo un centro eh, musicale dove si può fare le prove fino a notte tarda: si viene, ci si iscrive, con una sciocchezza, eh, si prende in affitto una saletta e si sta lì fino anche alle una. Eh, questa è una delle cose forse più interessanti, e eh, che può interessare maggiormente il, i nostri, eh, chi ci segue, eh, perché soprattutto i giovanissimi che hanno questa grandissima passione, credo che sia uno dei primi ostacoli: trovare un posto dove ritrovarsi, dove stare con serenità, un posto adeguato ad accogliere anche le sonorità, perché molto spesso poi suonare sottovoce non si può, dico sempre io soprattutto il rock se si può dire no? Eh, allora intanto diamo però vorrei fare un, un attimino la biografia tua cioè tu nasci come sassofonista a dire la verità non proprio rock dobbiamo andare proprio eh, negli anni 80 per ritrovare un sassofono o un flauto in una band rock però poi hai avuto questa trasformazione diciamo e la chitarra ti ha contagiato sì, ora hai svelato uno dei miei altarini. Eh, sì, io inizio come sassofonista perché volevo la batteria, ma i miei mi comprarono un sassofono. E quindi, diciamo, dopo un annetto che studiavo eh, sassofono, eh, dissi, madonna, io vorrei una chitarra. Eh, avevo un amico carissimo, eh, che si chiama Lorenzo Venza, che anche lui fa il musicista adesso a Roma, che suonava la chitarra, lui, eh, lo trovai per strada e mi disse, ma te hai comprato la chitarra da poco, vieni a suonare con noi. Io non, non sapevo minimamente mettere un accordo dietro all'altro, però mi insegnò due brani in una sera, vedi che mi riusciva. Allora di lì è nata questa passione che un po' ha turbato i miei per qualche annetto. Poi diciamo hanno visto che ero serio nel, nell'approccio e quindi mi hanno dato tanta fiducia. E, insomma, oggi sono qua, eh, faccio questo di mestiere, ho una scuola. Insomma, ne, ne è valsa la pena, credo. Parlavamo del fatto che molti giovani e molti gruppi possono approfittare di, eh, approfittare di Rock Factory per venire a fare le prove. A dire il vero, credo che ci siano anche tanti gruppi storici che approfittano proprio di questo luogo per ritrovarsi. Ma, eh, devo dire che sono molto contento dell'afflusso delle band, perché a parte che a Siena bene o male ci conosciamo, e quindi eh, ricevere la fiducia è stata una cosa prima dell'apertura della scuola eh, però sono stato molto contento di vedere eh, gente anche tipo Andrea Castelli e Gianluca Galli insomma persone ora ne cito due perché sono amici carissimi che sono venuti da me a fare le prove nonostante potessero andare in un garage eccetera eccetera anche c'è da dire che il Rock Factory ha delle sale abbastanza insonorizzate bene belle attrezzate bene insomma è sempre un vedo che insomma sono contenti di starci e questo a noi ci fa estremamente piacere perché la sera la scuola si accende di mille tipi di musica diversi e a me piace quando c'è questo senso di comunità no? Eh, di scambio, interscambio sì 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 allora Leonardo eh, intanto tu hai definito la tua una passione Pari a tante altre, ora non diciamo dove siamo andati a parare, ma insomma diciamo che c'è gente che si alza alle tre di mattina per essere così nel pieno della propria passione e tu dedichi tutto, tutto il tuo tempo libero. Al, alle tante passioni, ce n'è anche un'altra perché con la Pro Loco sei molto eh, coinvolto, eh, però insomma un'anima nobile, come al solito dietro la durezza del rock, c'è sempre un cuore molto tenero. Non a caso le più belle canzoni d'amore sono sempre rock, <ride> perciò, perciò <ride> queste anime sono veramente sensibilissime. Allora, Leonardo, come nasce questa passione? Come nasce la tua collaborazione col tuo gruppo? Se vuoi parlarne tu direttamente? Va bene. Allora, la passione nasce da, da adolescente, quindi la musica è sempre stata ne una delle mie più grandi passioni. Eh, si comincia con i più gruppetti, poi eh, si arriva a formare qualcosa di più impegnativo, quindi molto più diciamo, eh, di responsabilità, fino ad arrivare ai giorni nostri dove eh, attualmente con, questi, con questa formazione suoniamo da quasi quattro anni. Ma eh, per esempio con Stefano, il lato chitarrista e Valerio sono quasi 17, sì, quasi 17, anni sono insieme. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni. Siamo usciti ora il 28 ottobre con questo ultimo lavoro umano, molto, molto, che secondo noi è validissimo. Nel 2014 siamo usciti con un EP Entropic di, di tre pezzi eh, dove si intravedevano già le idee che abbiamo portato su quest'ultimo lavoro e poi che dire, ci vuole tanta passione, tanto impegno, tanta, tanta voglia arrivare e tanta voglia anche di purtroppo lo dico, non so se è però di, di rincorrere un sogno. Questo sogno si è avverato a San Pietroburgo, anche grazie a Giacomo che ci ha fatto un po' da, da Cicerone, ha un po' organizzato eh, anche lì sul posto. Ci ha dato una mano, quindi anche questa collaborazione con Roof Factory. Quindi c'è un interscambio di, eh, di competenze che poi alla fine portano a avere una, un prodotto valido e una soddisfazione, cioè cose che poi alla fine, io dico sempre, con lui ci si parla, ma io ti rendi conto che io in cameretta scapellavo sotto con, con i brani degli, degli Anni Lator, e ora ci vuoi, io ci ho suonato. E quindi ecco, è questo rincorrere un sogno, dove ci vuole passione, impegno, eh, tanta voglia, e, e niente, così, bisogna rincorrere i sogni. E crederci, non arrendersi, perché di solito arriva. Non è detto che arrivi il più bravo, sicuramente arriva quello che non si è arreso, perché il principio è sempre questo. Eh, Com'è sta storia? Che lì con quegli accordi, io ho un figlio che si diletta con la chitarra. Purtroppo gliel'ho comprata, eh, che devo fare? Lui, lui in internet ha, ha, ha imparato a suonare la chitarra in internet, e un accordo. Eh, di Eric Clapton l'ha suonato per due giorni consecutivamente tipo 10 ore al giorno lo stesso accordo che lui è un perfezionista Io gli ho detto guarda non si va lontano in questo modo perché bisogna anche eh, buttare là, mettici del tuo <ride> però effettivamente è un pochino così siete un, pochini, un pochino maniaci eh, della ricerca del suono perfetto, della sfumatura perfetta, quanta, quanta, quanto conta la personalità poi in un musicista quando vuole buttare fuori qualcosa di particolare? Perché ripeto, non è detto che uno sia il più bravo strumentista del mondo, però fa arrivare le vibrazioni e quello è una, la fuoriuscita della personalità. Allora, intanto bisogna capire che ehm esiste una sindrome dedicata a noi chitarristi che si chiama GAS che è Gear Acquisition Syndrome cioè la sindrome compulsiva di acquisizione di pedalini su pelletti livari per la chitarra proprio perché il chitarrista per definizione eh, è alla, sempre alla ricerca di, del suono di una cosa che ha un po' in testa ma in realtà non ha capito nemmeno lui eh, cosa sta cercando eh, quindi sì eh, siamo dei perfezionisti siamo Fissati, ecco la parola giusta è fissati con le chitarre. Forse ora mi, mi azzardo a dire una cosa, tanti miei colleghi non, non approveranno, ma se ci mettete la scelta fra un bel locale con un sacco di belle donne e un bellissimo negozio di strumenti pieno di chitarre e pedalini, il dubbio, il dubbio <ride> assale di andare a, a, a provare i pedalini e magari dopo <ride> si va al bar. Eh, questo... questo poi passiamo la parola a Jessica perché ha delle domande per voi sicuramente. Te ne volevo fare una io adesso invece. E tu, Giacomo, nella tua esperienza anche della scuola, ehm, hai acquisito nel tempo anche la capacità di, di scoprire, di sentire nel, in un suono, in un atteggiamento di un ragazzo, delle peculiarità importanti? Cioè, hai affinato questa capacità di tutor? Sì, sì, il tutor, cioè, almeno io lo faccio da quasi dieci anni con le musiche d'insieme, cioè, cerco di prendere una band e, e estrarre il potenziale che ha. Eh, si parlava prima mi ha chiesto della personalità che io ritengo importantissima. Eh, nel momento in cui però siamo arrivati a un livello buono nel suonare, perché spesso si fa questa contrapposizione fra il saper suonare uno strumento e l'esprimersi, che secondo me vanno di pari passo e vanno coltivate in entrambi i, i modi. La tecnica è coltivabile facilmente, l'espressività no, quindi diciamo assume una valenza decisamente più importante. Mm. Per il resto, un ragazzo quando io lo vedo cerco di inquadrarlo subito musicalmente e artisticamente non è semplice, si sbaglia perché, comunque non sono assolutamente. non credo di essere il miglior insegnante del mondo. Però spesso la, la, la storia mi ha dato, cioè, mi ha dato ragione. Cioè, ho 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 preso anche ragazzi dicendogli non suonare questo, fai quest'altro, e poi sono diventati dei musicisti fenomenali che si esibiscono magari anche dieci volte l'anno. quindici, per un ragazzo è tantissimo e niente. Anche perché molto spesso poi ci sono queste fisse, no? Eh, voglio suonare la chitarra e invece si nasconde dietro un ragazzo una grande capacità come bassista o percussionista, perciò molto spesso venire in contatto con gli strumenti e provarli è un grandissimo vantaggio per la vita. Allora, eh, Jessica, abbiamo qualche domanda arrivata in internet con questo nostro appuntamento? Sì, sì, ce l'abbiamo, Virna. Abbiamo Teresa da Siena che ci chiede. Qual è l'età giusta per un bambino per iniziare a suonare uno strumento? Mio figlio ha espresso il desiderio di suonare la chitarra rock, ma ha solo 5 anni. Che devo fare? Allora. Eh... Allora, io. Perso personalmente, eh, faccio sempre la distinzione. La chitarra è uno strumento che può essere molto logorante per le mani quindi io tendo per mia indole a non prendere bambini così piccoli quindi come si chiamava? Teresa. Teresa il mio consiglio è di scriverlo momentaneamente accanto a batteria o pianoforte e poi in un successivo momento quando il ragazzo sarà sviluppato negli arti eh, passi e eh, vediamo e eh, facciamo subito un bel approccio rock <ride> rock metal così poi sarai felice della tua scelta per gli anni a venire Abbiamo anche un'altra domanda di, proprio per te Giacomo che da Angela da Monteriggioni che ci chiede Giacomo, cosa ne pensi dei talent? Ok, Angela, hai Angela. fatto la domanda più bella che tu mi potessi fare. Allora, il talent a, a me non piace, non piace come Giacomo Paradiso, ma eh, in realtà mi, mi rendo conto che nel 2016 sia una realtà molto importante del mondo musicale che non va assolutamente esclusa. Il consiglio che do io sempre ai miei ragazzi è di prima di tutto suonare nei garage, suonare alle sagre, suonare nei locali, farsi un percorso, anche una gavetta bella importante. E qualora si riesca a fare questa esperienza, provare un approccio ai talent con una consapevolezza di fondo molto, molto, molto seria e molto importante: ovvero che eh, un artista per un talent è un proiettile, si spara, se non si fa centro si è buttato, rimane il bossolo, quindi si è buttato via. È molto interessante quello che dici, anche perché poi eh, solitamente nella piazza ci si fanno le ossa per affrontare tutti i tipi di pubblico, perché è ovvio che quando hai lo stadio pieno è un grande, però reggere una piazza magari o un locale con 20 persone è lì che si tempra. Eh, eh, succede anche alle presentatrici di farsi le ossa così, è molto importante. Allora, ehm, Leonardo, invece vuoi raccontare qualche cosa Ehm, per magari i ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando e dentro di loro pensano da tanto tempo questa cosa ma non, non sono riusciti a tirarla fuori come, come si inizia qual è l'approccio ideale per mettersi alla prova con uno strumento con la musica eh, senza farsi male questo lo, lo, senza farsi male perché a volte anche illudersi molto e eh, avere il sogno è un conto e sopravvalutarsi magari può essere sbagliato. Allora, eh, io ti parlo de... del nostro caso. Allora, eh, la band è a parte formata da sei persone, che sono Stefano alla chitarra, Sebastiano, all'altra chitarra, eh, Carlo alla voce, Valerio alla batteria e Mauro, che è l'ultimo arrivato, al basso. Eh, come non ci si fa male? Non ci si fa male eh, essendo umili. Eh, non ci si fa male cercando sempre la soluzione migliore, non, eh, non pensare mai di essere migliore dell'altro è un confronto, noi siamo in sei, quindi anche quando noi componiamo c'è un confronto tra sei persone tra sei eh, diciamo anime diverse, personalità, quindi non c'è mai uno che dice no è così perché è, una, è a svantaggio della band non ci si fa male cercando di imparare, non ci si fa male cercando di, ecco come la gavetta suoni davanti a 20 persone, a noi ci è capitato anche di suonare davanti a nessuno, cioè, quindi, però non per questo ci siamo fermati, perseverare, eh, migliorare dove chi è più esperto ti dice di migliorare, non a caso io e Stefano siamo a scuola alla Rock Factory perché eh, ci rendiamo conto che ad un certo livello ci vuole... Eh, una musica diversa, una, una tecnica diversa. Essere umili, cercare sempre di dare il meglio di se stessi e non pensare mai di essere arrivati. Questo è il consiglio che do. Poi, eh, il cambio di formazione, line up è quello che purtroppo succede nella vita. No? Quindi eh, non, sarebbe bello si inizia in tre e si finisce in tre, magari certo, certo. si finisce anche in sei, però o da soli l'evoluzione è questa qui. Vabbè, insomma, hanno cambiato componenti anche i Beatles, perciò cambiata, voglio dire, non, non ci formalizziamo, eh, Giacomo. Tanti anni di esperienza da ragazzino fino ad oggi, questa Rock Factory che ti sta dando grandissime soddisfazioni perché credo che sia un grande privilegio poter fare nella vita la cosa che si ama, insomma non lavori un giorno della tua vita in questo modo <ride> e perciò è un grande privilegio. Ehm, riconoscimenti anche dagli addetti lavori perché insomma, so che hai tanti legami proprio che sono un segnale del, del riconoscimento delle tue qualità. Sì, la, la mia scelta è stata faticosa perché eh, fare questo tipo di lavoro nella nostra società eh, non è facile perché non è riconosciuto a livello civico, cioè nella testa delle persone ci si diverte tanto a suonare ma non è visto come una professionalità mh, come invece all'estero. Eh, sì, io ho ricevuto dei riconoscimenti molto importanti dall'importatore Gold Music, che è un importatore che mi ha permesso di diventare loro testimonial. Io chiesi questa cosa nel 2013 e mi fu subito risposto di sì. Da lì è nata una bellissima collaborazione. Eh, Proprio commerciale perché loro importano Scheckter, X Ketner e Dimark, che sono le marche di strumentazione che utilizzo io e mi hanno fatto diventare appunto loro testimonial, dandomi in mano anche eh, diversi eventi italiani eh, molto importanti. L'ultimo è stato a Roma. Una fiera più importante del centro Italia che si chiama Musica, dove noi 7 endorser, set 8 endorser eh, siamo andati e ci siamo esibiti. E questo per me è un onore pazzesco e mi ha aiutato tantissimo anche a livello di carriera, perché avere dei marchi così grossi che ti supportano è come Valentino Rossi che ci ha scritto la marca dell'automobile sul petto. Eh, quindi mi, mi ha fatto molto piacere e mi ha fatto anche molto crescere. Senza dubbio, grandi soddisfazioni. Allora, eh, grazie a Dio, venerdì. Piccola pausa, ci troviamo fra poco. Rieccoci in onda, diamo subito la parola di nuovo a Jessica perché ha un'altra domanda. Se non erro, vero, Jessica? Tantissime domande. Allora, abbiamo Gianni da Arezzo che chiede: quanto costa iniziare un percorso rock mettendo su una band? Ci sono corsi per affiancare le band nascenti? Allora, sì, ci sono corsi, si chiamano tutoraggio, musica d'insieme, insomma ce ne sono mille. Noi, il nostro si chiama first generation perché non ci piacciono gli appellativi standard che usano gli altri. È un corso che ti permette di venire con la tua band e di, diciamo, di produrre i tuoi brani insieme ad un professionista fino ad arrivare alla registrazione in studio o alla vera stampa e produzione e promozione di, di, di un lavoro musicale, che può essere un CD o un EP. Eh, il costo è variabile, eh, diciamo che se inizi da zero, diciamo, personalmente hai da comprarti lo strumento, che se sei un batterista sei nei guai, se sei un chitarrista te la, la cavi con 200-250 euro, eh, se sei un cantante sei proprio il top perché ti fai prestare un microfono da un amico e sei a posto. Quindi diciamo puoi pensare di investire, ora, essendo seri, un migliaio d'euro negli anni. Poi la cosa cambia se diventi semiprofessionista o professionista, lì si parla di altre cifre, però puoi sempre risparmiare con un po' di intelligenza. Eh, abbiamo uno sponsor anche, Jessica, così almeno lo, lo ricordiamo perché ci ha tenuto compagnia in questo nostro appuntamento. Il buffet di oggi è gentilmente offerto dal Panificio Pasticceria Mazzeschi Barbara, viale Rimembranze numero 9 a Vescovado di Murlo. La qualità e l'origine del prodotto prima di tutto. Qui potete trovare prodotti artigianali di pasticceria, pane a lievitazione naturale, solo con farine biologiche, farine macinate a pietra, pane di kamut, pane con carbone vegetale, ideale per chi ha problemi di digestione, riflusso gastrico, gonfiore, irritabilità del colon, alitosi, colite e meteorismo. Pane al sesamo, panini di pan patata con un particolare impasto realizzato con farina e fiocchi di patate, soffice e saporita, focacce, pane ai sette cereali, pane al farro e tantissime altre specialità. Inoltre, biscotti leggeri e gustosi, al vino rosso senza uova, al limone e tanti altri. Andateli a trovare a Vescovado di Murlo, tutto genuino, naturale, con ingredienti rigorosamente di filiera corta. Panificio pasticceria, mazzeschi barbara. Vescovado di Murlo. E qui ci sono anche questi biscottini? Ok, e perciò ora finiamo la puntata e poi ci abbuffiamo, ci abbuffiamo. Leonardo, il tuo gruppo si chiama? Scam. Scam, che vuol dire? Marmaglia, fece. Eh vabbè, non poteva significare farfalline rosa, ero quasi, ero quasi certa di questa cosa. Ehm... Scrivete canzoni, scrivete la vostra musica, chi è il più creativo di voi, discutete quanto su un accordo. <ride> allora, il più creativo è eh, Stefano, l'altro chitarrista, il primo chitarrista da cui partono bene o male tutte le idee del, della band. Poi abbiamo Sebi, che è forse quello più dotato, che è un ottimo arrangiatore, e poi via via ognuno ci mette eh, tutto quello che serve per completare il pezzo. Eh, quindi ecco, nel, nell'evoluzione degli anni ecco, abbiamo imparato, anche questo per, per rilacciarsi al discorso di prima, che le cose semplici funzionano. Quindi eh, prima magari ci metti tanti riff in un pezzo, adesso eh, riff portante e intorno ci costruisci tutto quello che serve per completarlo. E la, eh, la fase compositiva è anche molto semplice. Però sono scelte magari qualcuno dice: Ma è bello, brutto, però a noi ci piace così, facciamo così. Eh sì, ma poi dovete esprimere assolutamente la vostra personalità. A proposito di questo, se non erro, il nostro regista Marco Tuveri dovrebbe avere una chicca da mandare in onda, vediamola. Eh, insomma, eh? abbiamo eh? un po' di. <ride> avevo visto un po' di energia. Ecco, eh? Bene, bene, ci fa piacere. Così ci prepariamo molto bene. Eh? Ora ci distendiamo e affrontiamo anche la vigilia di Natale a questo punto, perché siamo belli cari belli Allora, chiudiamo questa nostra serata molto particolare. Bella, mi è piaciuta. Succulenta, la, la definirei. Eh, Rock Factory si apre a tutti coloro che. Volessero un primo approccio, un primo assaggio di quello che è la musica rock, mettersi alla prova credo che sia una cosa assolutamente importante perché la vita la si conosce nel momento in cui si assaggia e, perciò, fate anche questa esperienza. Credo che vi possano tranquillamente seguire, assecondare e magari anche dare del, dei sostegni importanti per. Darvi l'indirizzo corretto nella vostra evoluzione musicale. Giacomo, hai eh, dei riferimenti? Un sito internet, eh, vuoi dare qualche indirizzo? Sì, sì, noi siamo su internet sul sito www.rockfactory.it eh, abbiamo la pagina Facebook basta cercare Rock Factory oppure la mia personale Giacomo Paradiso e lì troverete tutte le informazioni e i nostri contatti noi vi rispondiamo sempre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 3 del pomeriggio fino alle 22.30 di sera e quando non vi rispondiamo ci scrivete e vi rispondiamo anche fuori da questi orari per il resto ci tenevo a ringraziare Siena Web TV per averci ospitato per aver ospitato gli Scam e comprate Umana che è questo CD qua che non ve ne pentirete. Perfetto, allora chiudiamo questo nostro, eh, grazie a Dio venerdì, approfitto essendo la previgilia per augurare a tutti i nostri eh, ascoltatori, telespettatori e webnauti <ride> un, eh, un sereno Natale. State sereni, cercate di trovarvi con poche persone con le quali state veramente molto bene e dedicatevi il giusto tempo per pensare anche a voi stessi, questo è un momento molto particolare per ognuno di voi. Grazie ovviamente alla regia Marco Tuveri, grazie ai cameraman, grazie moltissimo a Elena De Angelis che come al solito eh, apparecchia ogni appuntamento in modo tale che quando io arrivo devo soltanto entrare in onda, perciò questa è una cosa fantastica, auguro a tutti voi un sereno Natale e ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!